Un piccolo foglio di carta, piegato ripetutamente con pazienza, può diventare una rosa seguendo gli insegnamenti dell'antica arte asiatica degli origami. Sempre dalla carta prende vita un piccolo aquilone. Tappi di plastica e altri materiali riciclati possono diventare invece giochi con cui i nostri nonni trascorrevano le giornate in strada. Nell'era di internet, degli smartphone e dei tablet, c'è chi cerca di insegnare alle giovani generazioni come divertirsi in modo semplice e rigorosamente in compagnia, in una città in miniatura in cui sviluppare senso civico, praticità e integrazione con altre culture. Facciamo una girandola per i bambini come questo. E anche quando ero bambina ho fatto questo. Per il quarto anno consecutivo la Casa del Giovane di Foggia ha accolto tanti educatori provenienti da tutto il mondo, in particolare Inghilterra, Russia, Spagna, Corea e Bangladesh. L'iniziativa rientra nel progetto Cantieri Interculturali. I volontari stranieri interagiscono per tutta la settimana con gli educatori foggiani, partecipando ai giochi estivi dedicati a 120 bambini dagli 8 ai 12 anni che vivono nel rione Candelaro. Gli educatori hanno coinvolto bambini e ragazzi in numerose attività. I giochi di oggi sono dei giochi vintage, ovvero i giochi che utilizzavano un po' i nostri genitori quando erano piccoli, come ad esempio questo, che è una sorta di mini basket utilizzando i materiali di riciclo. Stare in gruppo, stare insieme, buttando orologio, cellulari e internet.